In questo esempio creerò il tubo di collegamento tra il radiatore e la flangia con il metodo top-down, utilizzando uno schizzo 3D. L'esercizio sarà utile per rafforzare le proprie capacità, in particolare sui seguenti argomenti: inserire una nuova parte in un assieme, creare una parte nel contesto, creare uno schizzo 3D. L'esercizio richiede l'uso di schizzi 3D nel contesto e se non si è familiari con questo tipo di progettazione, raccomando di guardare i miei numerosi tutorial sull'argomento. Per creare lo schizzo 3D userò due approcci diversi ed inizio con il primo esempio. Inizio inserendo una nuova parte e seleziono questa faccia. Se espando la cartella Accoppiamenti, vediamo che è stato creato un accoppiamento sul posto e sono pronto per iniziare uno schizzo. Rinomino innanzitutto la parte Tubo Superiore. Esco dallo schizzo. Per creare il percorso del tubo superiore creerò ora uno schizzo 3D. Attivo il comando linea e vediamo dal puntatore che mi trovo sul piano XY, ossia sul piano frontale di default. Devo disegnare una linea che parte dal centro del manicotto in direzione dell'asse Z, quindi potrei usare il piano YZ oppure il piano ZX. Considerando le linee che seguiranno alla prima, preferisco usare il piano ZX. Questo mi eviterà di commutare su un nuovo piano dopo la prima linea. Quindi premo il tasto Tab fino a portarmi sul piano ZX. All'apertura di uno schizzo 3D si può iniziare lo schizzo in un punto qualsiasi dello spazio. Io l'ho già iniziato partendo dal centro del manicotto e traccio una linea in direzione di Z. Sempre sul piano ZX traccio una seconda linea in direzione di X. Quindi una terza linea in direzione dell'asse Z. Infine traccio una linea fino al centro di questo bordo della flangia e premo il tasto ESC per terminare lo schizzo. Uno schizzo 3D necessita di quote e relazioni per essere posizionato nello spazio. Seleziono questo segmento e la faccia cilindrica della flangia ed aggiungo la relazione concentrico. Vediamo che lo schizzo ha ancora una linea blu, la quale può essere trascinata. Aggiungo una quota a questa linea e lo schizzo diventa totalmente definito. Per completare lo schizzo aggiungo tre raccordi da 70 mm di raggio. A questo punto posso creare il profilo del tubo. Esco dallo schizzo e vado a creare un piano sul punto finale dello schizzo. Seleziono il punto come primo riferimento e questa linea come secondo riferimento. Apro uno schizzo sul nuovo piano, poi seleziono questo bordo circolare e faccio clic su Converti entità. Esco dallo schizzo per poter creare la sweep. Lancio il comando estrusione base con sweep. Il profilo è già selezionato. Quindi seleziono il percorso. Attivo la sezione Funzione sottile e inserisco uno spessore di 3 mm. Mi accerto che la direzione sia verso l'esterno e faccio clic su OK. Esco da Modifica componente e il tubo di raccordo è stato creato. Per terminare l'esercizio, apro la parte in una finestra e le assegno un aspetto. Le assegno rame lucido. A questo punto, come sappiamo, è possibile salvare la parte in un file esterno separato oppure salvarla solo all'interno dell'assieme. Nella prossima lezione creerò lo schizzo 3D usando un approccio diverso, facendo uso anche di un piano 3D.